Allora, ci siamo. Siamo alla puntata 197 di Polaroid, così, detta così. Io pensavo 195 questo. Ma no, 95? Siamo 5 confermi? Che poi Mattia c'ho tipo un déjà vu. Come se avessimo già fatto sta cosa? Che se sono segreti. È simpatico ragazzo. Sono segreti che è meglio dietro. Torvoliamo, torvoliamo. Vabbè, per la prima volta nei nostri studi abbiamo Rack, come potete vedere, e Suarez. Ciao regà. Se non li conoscete vuol dire che non vi ascoltate il rap italiano da un po'. Quindi. E saranno capitati sul suo canale per caso. Quindi aggiornatevi, ci siete capitati per bella sbaglio. Vale, bella Mattia. Cercavo un allora. Che essere capciato questo a finire nel video. Infatti, siete quello che ha mozzicato, chiato il mozzico così. Un mozzico a chiavino. Allora, andiamo in ordine dei giovani. Vi ho chiamato innanzitutto perché voi siete molto sinergici, nel senso che lavorate sempre spesso e volentieri insieme, comunque siete cresciuti parallelamente più o meno, più artisticamente, o meno. Sì, più o meno sì. Negli stessi periodi, no, non dico insieme, però venivate su insieme. Sì, Valerio ha iniziato poco prima di me, ma sì, io ho fatto... Io vi parlo da quello che c'ha qui due o tre c'è anni sta. più vecchietto che me vedevo. Oddio, con me quanti te ne passi? Non so, quanti anni? Curiosità in diretta. Io, le mie prossime candeline saranno 40. Anche te, allora siamo uguali. Porca troia, vedi? Te se sai infatti che te sei bevuto o magnato per rimanere sempre uguale. Dubbi che stavo rivedendo, l'altro giorno stavo con Marco, il De Moro, saluto. Sì. No, e vedevamo il video di, mi stava a far rivedere questo amico mio, dice, ah, rivedemo se uno contro uno. C'è Valerio, identico a oggi. Invece sì, nel mio caso, come dire, il passaggio degli anni si vede. Si è messo un salamoia. Dopo da dire la foto. Te sì, te il colore. Sa, gli anni sono passati, il colore. Che inizia a perdere il colore. Il sereno, il fratello, che c'è diventato colpe grigio. C'è le camere spente, che tra l'altro è anche una grande citazione. Vabbè, vi lascio il dubbio. Cioè? Sto guarda qua, giusto? Questa da madre, sì. Da madre, da madre. Ma soprattutto guarda il cielo, se riesci. Il cielo, sì. Esatto. Senti, stiamo a dire? Allora, abbiamo chiamato... Innanzitutto partiamo da te che sei uscito appena adesso col disco. Sì, 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 sì. Una volta ogni tanto, famo pure un po' di promo ai dischi che valgono. Vai, parlaci del disco. Sì, stiamo fuori con Payback, nuovo album, uscito il 23 febbraio, quindi stiamo, compiamo, penso quando esce questa puntata, compiamo due settimane. Se riusciamo a registrarla, sì. Quindi, oggi, lo spoiler. Due settimane, sì, un lavoro, diciamo, concepito negli ultimi tre anni, insieme a Kamiar, che è il produttore di tutto il disco, tranne un pezzo coprodotto insieme a Bloca e il pezzo con Squarta. E ti dico bomba, nel senso sono state queste prime due settimane bellissime, soprattutto dopo cinque anni che non droppavo, comunque una bella soddisfazione, per niente scontata, perché poi con i ritmi e qui va la musica, mo no, non sai mai quale può essere il feedback, ma soprattutto siamo contenti noi del disco che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto la musica che ci piace a noi e quello che vogliamo fare noi. Quindi che tipo di disco è uscito fuori? È un disco, diciamo, sicuramente un concept album. Comunque stanno passati 5 anni, tu pure. Sicuramente sì, sì. Cambi tanto in 5 sì, anni, no? È un concept album sul concetto, diciamo, del riconoscimento, quindi Payback inteso in quel senso là. Dentro ci sta un po' pure il mio percorso, diciamo, di crescita e maturazione personale. Ovviamente negli ultimi 5-6 anni sono cambiate tante cose, sono cresciuto sia umanamente che professionalmente, sicuramente pure sul punto di vista, cioè non sono un santone, però pure psicologicamente, grazie a un po' di lavoro che ho fatto, di lavoro che ho fatto su me stesso, e poi riconoscimento pure dal punto di vista più strettamente hip hop, per la generazione nostra, no? Perché penso che senza rischiare di risultare spocchioso, quello che abbiamo fatto c'ha un peso e meritiamo tutti il nostro Payback, che non significa, non è una questione, in una rima del disco dico, se dico Payback non parlo non di money, soldi, nel senso non è una questione di soldi, perché poi molti di noi fanno anche altri lavori e per fortuna campiamo tranquilli. Però tu fai i soldi dei rap, se puzzavamo le fame a casa mia, che la puzza arrivava la minocina. Però quel riconoscimento del percorso, che sia noi, ma pure la gente che ci ascolta, no? Con cui c'è una grossa identificazione, secondo me, si merita, no? Dopo tanto bucio di culo, cioè anni di semina, arriva il tempo di raccolta. Questo è un po' il concetto. Io posso dire l'idea che, cioè, tu c'hai una fanbase che è giusto che abbia quello che, cioè, che riceva quello che si aspetta. Nel senso che poi si può ampliare, però quelli che ci stanno, giustamente, esatto, che se ti hanno seguito tutti questi anni, gli arrivi anche un prodotto, anche sì, sì, che magari non è più frequente come prima, a cadenza annuale, perché uno poi con gli anni
gli impegni cambiano, uno cerca di fare sempre i prodotti fatti meglio, quindi chiaro, la qualità richiede tempo. Sicuro abbiamo rinfrescato il suono, ecco, cioè il disco è coerente al mio passato, ma a livello di sonorità, anche grazie a Camiar, è sicuramente un disco contemporaneo. A me piace dire scritto da adulti per adulti, nel senso che è sicuramente che musica per persone adulte. Adesso ultimamente il rap è soltanto gang, sì, swish, metto lo sciroppo, farballetto, sturdi, tacca di ricca, rap. Butto là un tema, manca un po' in Italia, secondo me, come c'è pure in America, no? Cioè, alla fine esistono mille tipi di declinazioni dell'hip hop e del rap, no? Mm-hmm. Da noi sembra un po' che il filone della musica per persone un po' più grandi, secondo me ancora deve trovare una sua fetta di mercato buona che può tranquillamente convivere. Cioè, come di in America c'è Soulja Boy, c'è la roba più come... Però non... cioè, J. Cole è diventato un artista, sì, molto importante, no? Pur facendo un tipo di rap. Capito? Da noi lasciano il rap quando fanno sto switch. Invece, come dire, ragazzi, non mollate. Invece, io sono dell'idea invece che si possa trattare argomenti che è musica per i ragazzini, anche, cioè, ti faccio esempio il gangsta rap, no? Viene spesso associato ai ragazzini perché parla di... Quando invece io conosco dei rapper americani, cioè, chiaro, hanno 60 anni ancora quando prendono il microfono e devono raccontare una cosa. Cioè, anche quello, c'è modo e modo di farlo, capito? Certo, certo. C'è modo e modo di raccontare la strada, di raccontare una storia, di raccontare... Sì. Poi non c'è pure da dire che l'anagrafe della maggior parte dei gruppi attivi comunque si è abbassata un botto. Beh sì, anche perché quello io dico spesso, adesso io il mio primo disco, io ho cominciato a rappare, avevo 13-14 anni, il primo disco in studio è stato Vita in una lupa, avevo 22 anni, e comunque rappavo da quando avevo 13-14, cioè prima non te veniva manco... Capito che te voglio dire, era un step che ci si pensava molto. Adesso i Pischelli, dopo 6 mesi che registrano, hanno fatto 3 video. Non mi fraintendete però, io parlo molto di pubblico perché invece le nuove generazioni a livello di rap, io sono fan. No, tecnicamente io il livello è alzato tantissimo perché poi più ne gira e di conseguenza, regà, è più... Io mi seguo, certo. Se adesso vedi le sfide del freestyle adesso e metti in tutto il beat di qualche anno fa, con tutto il rispetto di chi partecipa a tutto il beat, prenderebbero una legnata. No, a livello tecnicamente li sfondano. No, ma sempre perché tutta la catena, però, questi Pischelli, perché ci hanno avuto gli esempi a cui rifasse, invece chi c'era prima se doveva rifare per forza oltreoceano, quindi... Approfitto perché, tra l'altro, proprio a inizio puntata abbiamo scoperto la nostra coetaneità. Yes. E hai visto, tu hai detto... Anche se io mi porto male... Se attenzione, sono il più giovane? No, tu sei più giovane di me. No, io sono il più vecchio di tutti. Tu sei il più vecchio di tutti. 42 sono il più giovane. Cazzo, andiamo. Così si porta bene, davvero. È una perparosa, però. Capello bianco, fai l'hai 2 giorni di crescita, si porta quelli che c'è. Io sono 87, sono un Pischello, lo volevo ricordare a tutti. Tu, Matti, hai detto che comunque da quando hai iniziato a quando hai fatto il primo disco in studio sono passati bei anni. Sì, sì. No? Perché oggi non è come quando eravamo piccoli noi. Io mi ricordo, era fino agli anni 90, sì, le prime cagate assolute che ho provato a fare. Io... Cioè, mio fratello ha registrato tutta la nostra infanzia in cassetta. Mio fratello era il cagazzi con il registratore che pure se stavi per strada a giocare a nascondino... Però adesso mi risulta no, io ho la voce di amici miei morti, dei parenti morti, eccetera, registrata che me la posso risentire quando mi pare, è una cosa pure figa. Però io avevo provato a fare sta cosa, registratore, e tagliavo con le cassette, con le audiocassette, i pezzi del beat che quando per radio, non so, c'era 1-2-1-2, queste trasmissioni, sì, così, no? Lasciavano un po' de beat, io andavo là, possiamo dire che eri il Marley Marlo del Trullo? Sì, ma una cosa terribile, come quando... Il Funk Master Flex di Montecucco? Esatto, come quando ho scoperto, vada sto sfondando tutto, classico. Come quando ho scoperto che si attaccava le cuffiette, entrava il microfono al computer, quando c'avevo avuto poi il primo computer, facevi mezzo da microfono, si sentiva a merda, però capito? Sì, no, è vero pure che noi si tenevamo un sacco di roba, tra virgolette, in cameretta, cioè prima di... soprattutto sentivi il giudizio, cioè il peso del giudizio, comunque essere considerati degli scrausi era l'onta suprema, e prima di proporre qualcosa... faccio un esempio, prima c'erano dei locali che io ho citato spesso, Hangout, no? Che era un locale del pomeriggio, tu in quel locale Ostiense passava tutta la scena italiana, quindi quando aprivano il microfono e tu prendevi il microfono, rappavi davanti a Luggi, davanti a ESA, davanti ai Colle... C'hai la pressione. L'Hangout era quello dei magazzini generali, no? Era quello sotto la prefettura. Sì, sì, sotto la prefettura Ostiense. Era una pizzeria locale, quello era il localetto che... E c'erano, cioè, io lì ci ho visto suonare dal vivo tutti, da caos tutti. Mio fratello ci andava. Quindi quando a fine giornata poi aprivano il microfono, salivi...
accanto al palco, cioè non ho ancora loro a sentirti, capito? Quindi c'avevi un attimo, e un pischello ci pensava un attimo prima di salire a di quattro stronzate, no? Era un po' diverso da adesso, cioè... Però io penso, io parlo sempre poi da esterno, no? Perché ovviamente non essendo rapper, io penso che prima ci stava il bisogno, quasi un bisogno di doverlo fare, perché non c'avevi altri come oggi, no? Che comunque sia te potevano spronare. Dici, cazzo, sta roba mi piace, la voglio fare pure io, no? Prima o c'avevi dentro oppure non c'avevi. Però oggi è anche t'attaccavi... più facile, oggi chiunque veramente, magari è chiaro che non viene come se lo fa in studio, ma con meno di una piotta tu devi registrare. Esatto. Ma pure gratis. Se poi là ti faceva affrontare di più, perché là tu, l'Hangout era l'unico locale. No, okay, ma io infatti vi sto a dire che proprio perché non c'era locale, non c'era sabato, c'era il locale a Piazza Nova. Quindi se tu volevi quegli anni là, fa vedere che stavi sul microfono a Roma, dovevi andare là, capito? Non c'era. Però pure il più scrauto, penso, di quelli là, oggi sgommavano in testa a tanti. Perché con quella c'è stava probabilmente un livello, cioè uno strato proprio basso che non esisteva, no? Magari tecnicamente no, d'attitudine sì, te dico sì. Tecnicamente no, perché i pischelli da adesso hanno tanti esempi, quindi... c'hanno tanta emulazione, capito? Ma poi sono mondi talmente tanto diversi tra loro, se tu pensi alla società pure, mm-hmm. no? I mezzi di comunicazione, le informazioni. Ti faccio l'esempio sui beat, no? Ma questo io lo dico come plauso e complimento alle nuove generazioni. Cioè, ai tempi, io mi ricordo, mio fratello, Arne, aveva appreso, diciamo, da Giordi mm-hmm. Beats, come si cioppava un campione con l'MPC, con una tecnica, diciamo, mistica, che comunque in pochi conoscevano, no? E lui gliel'ha sempre riconosciuta sta roba. Allora, quel modo di produrre lì, in quel momento dove non esistevano i tutorial, perché YouTube si era appena affacciato e comunque ancora non è che c'era quella cultura, sai, di TikTok, no? Dove sei pieno di informazioni. Adesso, i pischelli di oggi, io parlo con Camera e lui stesso mi dice, frate, cioè, se tu adesso ti vuoi mettere a produrre, non sto banalizzando il lavoro dei producer, sì, sì. però ti faccio capire quanto è cambiato, sì, sì. no? Sì, sì. Però si è alzato il livello pure sulle produzioni. Ma da paura. Perché se adesso io ti metto una produzione di 20 anni fa, la fai sentire in una radio, si sente malissimo, cioè, capito? Esatto. Quello è avanzato tutto, la tecnologia, quindi è andato tutto avanti. Però è un bene, no? Esatto, il livello, io sono contento. È un bene. Oggi senza far notare la cravatta vai sul tutorial su YouTube. Ma io sono contento. E poi c'è più domanda, cioè sono ai tempi... contento perché aumenta l'affluenza, quindi di conseguenza pure per l'underground e per tutto il tipo di rap che tra virgolette è meno mainstream, anzi senza tra virgolette è meno mainstream, quindi aumentando nel, cioè io adesso ho detto un'altra volta, fuori da sgrullare all'albero che casca nei mele giù, cioè la voglia. È un bene per tutti, è un bene per tutti. C'è dubbio. Ok, quindi torniamo al disco e così, sì. da un cazzo una palonfrasca. Oh, sì, cazzo. Con me Valerio, preparate perché sarà tutta una parentesi. Io apro mille parentesi. Allora, dice chi ha partecipato al disco, così almeno. Allora, abbiamo tutti i featuring romani sul microfono, per scelta. Per scelta? Sì, volevamo... Chiesto razzismo. Dentro, no, un po' d'orgoglio sicuramente, di appartenenza e dall'altro lato... È un disco dove volevamo mettere Roma al centro, perché io sono molto convinto che al di là degli artisti forti che Roma ha cacciato, tantissimi, e non serve nemmeno che io li propso, ne faccio i nomi perché tutti li conoscono, che sono arrivati al top, però a livello di struttura io sono convinto che a Roma non manchi niente in realtà, ne parlavamo pure prima di registrare, capito? Poc'anzi. Ne abbiamo chiacchierato, no? Allora, il messaggio secondo me è quello di ritrovare a Roma... pure un po' di spirito di unione e di comunicazione pure tra generazioni differenti. La cosa figa di Roma è che è un po' la New York italiana e ci siamo sempre fatti la guerra tra di noi, ultimamente... no? Però secondo me è tempo di fare uno step su questo. Sì. Io ultimamente ci sto lavorando dietro le quinte, come tu sai, a cercare di dire da voce, insomma, chi sarà un attimo assopito oppure chi sarà un attimo, io chiamo le cellule dormienti, no? Hai visto muori di un mezzo Luciano, l'altra sera ho rivisto Fuzzi. Ci sta. Poi questa sta. Cosa di cui ti parlavo prima. Vabbè, loro hanno fatto la storia. Alcune cose che poi vedrete in futuro, insomma. Mi piacerebbe lo stesso Benetti, hai visto, ributtarlo in mezzo mi è piaciuto. Ah, voglia. Io quando ero piccolo non era Benetti, Pulp. Stava nella prima cassettina che c'avevo io, a Bandera Trujillo, stava Benetti sopra. Sì, sì. No, aspetta, ho detto i nomi però, di chi ci sta sul disco. Sì, vai. Allora, Marciano Baracruda Fan for Life. Che ha fatto un disco pure con me, per chi non lo sapesse. Esatto, quel Marciano,
quello de... comprate Fide Nadupa, io sono, hanno ristampato, io sono consigli per gli acquisti, capito? Bravo, disco culto, andate disco a mangiare all'osteria Benetti, visto che esatto, andate Benetti. A mangiare all'osteria Benetti, che dopo vi daremo pure la via, infatti, sì. Via Nuzio Scevo, sono mamma mia, oh. Bello. Nuzio Scevo, andate a mangiare al Benetti, ragazzi. Devo andare, non sono ancora andato, neanch'io, però andremo, cartellino giallo per me. E poi che ti dicevo, il turco, GDB, Pietro, vabbè, noi avevamo fatto l'accattone ai tempi, poi non, molto bella, non abbiamo avuto modo di fare niente insieme per un po' di tempo, per vari motivi. Quella che non fate... Allora... Ti smentisco, su Rack Presento c'è il pezzo con Daniele e Pietro. No, no, nel senso, dici... abbiamo fatto pure dei Keep Talking, però è più o meno lo stesso periodo, perché Rack Presento è 2012 e l'accattone sì, è 2011, vicino, no? Molto vicino. Dopodiché sono passati, scusate... Sono passati 12 anni e... Montavamo, intanto lo stavamo in diretta. No, vabbè, la pio dopo, sti cazzi. Si porta. Esatto. Sono passati tanti anni e quando ho sentito il pezzo, La mia vera casa, e ho ragionato su chi ci poteva stare sopra, era tipo proprio il pezzo suo, e ha spaccato tutto. Poi c'è Swed, dal Do Your Thing, che è un ragazzo incredibile, con una voce, sì, con una voce pazzesca. Un'altra identità che voglio approfondire. Una voce, ragazzi, pazzesca. Dunque so che dal vivo portano un bel show. E poi il pezzo con Danno, Gianni Bismarck e Icaro, che è un po', diciamo, il pezzo che sta andando pure più forte del disco, che è proprio quella roba lì, Svegliarsi a Roma si chiama, dove abbiamo voluto unire quattro generazioni di artisti diverse, no? Quindi Danno, come dire, che vabbè, non serve che io dica niente su Simone. Gianni, che rappresenta un pochettino... Allora, Simone è il papà rapper di quasi tutti i rapper di oggi. Sì. Quindi insomma, questo pezzo qui meritava che lui ci fosse. Gianni Bismarck, che pure insomma penso che chi ci segue conosce benissimo, che e Icaro... L'hai fatto conoscendolo, l'hai fatto super contento di metterlo su un pezzo Danno. Sì, no, sono stati tutti super felici, anche di fare una roba un po' diversa, perché c'è sto campione con la chitarra. Insomma, un pezzo non proprio convenzionale, e poi con il ritornello cantato di Icaro, che è un ragazzo giovanissimo che ha un talento incredibile con sta voce. Io dico, c'è un po' una voce tipo da una sorta di The Weeknd italiano, no? Quindi siamo riusciti a fare una roba che non è quella roba pop all'italiana scamuffa, ma è molto catchy. Non ascolto manco The Weeknd, molto catchy, però ti assicuro che è una bella voce. Ti assicuro che il tipo fa altra roba, ovviamente fa un altro genere, ma è stato pazzesco su questo pezzo qua. E poi che ci sono? Squarta e Gabbo, che hanno prodotto Hustla, e Bloca, che è un producer diciamo della Campania, che ha collaborato con noi sull'intro e ha coprodotto insieme a Camera. Vabbè, quindi occhio a te. Vabbè, tabacco. Che c'è il tabacco da barco? Ok. Quindi diciamo una bella... State stampando, dillo che è stata... Una bella fam, sì, sta fuori... Sono già usciti, quindi possiamo dire. Sta fuori il vinile CD, trovate su... Comprate, li sostenete, perché raga, il rap autoprodotto si sostiene così, si sostiene con i like. Quei like belli, simpatici, poi se comprate anche il vinile... Anche perché poi vi lamentate... Fate storie, comprate. No, perché sennò poi scrivete, quando esce una canzone nuova, siccome è pure produrre la musica, ecco, cioè, tenga, non è che produrre la musica è gratis, raga. No, ma poi le pensate che tante volte il rapper... Raga, va sostenuta. E non sostenuta. È manco una schioppettata, sì, che in 5 minuti fa. Infatti, breve momento promozionale, CD e vinile sullo store dell'etichetta che ha curato la distribuzione fisica, che è Payback Records. E venite alle serate poi. Soprattutto. Bella Nicolas Green, bella tutto il team, diciamo, di Payback Records. E poi 30 marzo, Monk, Roma, presentazione ufficiale di Payback. Vi aspettiamo perché facciamo una festa di quelle vecchio stampo romano, barra cruda. E ovviamente siete invitati anche voi. 30 marzo, sì, cercheremo. Quindi siete ovviamente tutti. Venimo proprio con i telecamere. Tutti invitati, assolutamente. Così facciamo qualche ripresa. Facciamo un report della serata. Supportate sta roba, perché state supportando roba indipendente, quindi dovete essere fieri. Supportate la sigaretta elettronica. No, si chiama roba indipendente, proprio per renderla indipendente questo serve. Che altrimenti poi si diventa dipendenti delle etichette e non è più roba indipendente. Ecco, esatto. Comunque. Tu invece, amico mio, che ci racconti? Allora, io avevo anche annunciato, mi sono fatto i cazzi mia scrivendo 2024 che ci siamo, ma... Quindi mo mi dovevo andare a fare. Hai ancora buoni 8 mesi. C'ho buoni 8 mesi, ma infatti il 31 dicembre 23:59 la mia deadline. Allora, in realtà l'ultimo disco comunque è uscito 2022, quindi dai, non è neanche troppo che manco. E poi comunque... Dillo, il titolo, Antieroi 3, che...
L'ultimo disco mio, e comunque poi comunque negli anni faccio un botto di featuring nei dischi degli altri. Tra l'altro ne approfitto, e a breve, ma parlo proprio di, può essere una settimana, massimo due, finalmente esce il disco del Supremo 7-3, Gente de Borgata, dove io ci sto in due fit e in altre tre tracce dove faccio solo la produzione, cioè l'ho prodotto... Che ho visto che sta uscendo il vinile. Prodotto i pezzi, sì, ma esce il vinile, aveva già fatto uscire il singolo, che erano due pezzi, uno con Digestire Danno, e un altro è Comincia a Strigne con Festerino e Prospero. Poi ha fatto uscire di recente il terzo singolo, che è sempre prodotto da Stile, mi sembra. Comunque super prolifico il gufo, nel senso Supremo, che... Supremo, super prolifico, sta nuova giovinezza, molla un cazzo. Comunque mi ha spente 50 l'estate scorsa, quindi vabbè, mo nemmeno no, tanto di cappello, anzi. Guarda, storia del rap di Roma, si porta bene, ragazzi. Ti dico una cosa, poi Matti, quando vedo quelli più grandi, pure da quando io ero piccolo, poi ormai oggi sono tutti mega amici, ma tra i miei migliori amici, vedo loro che ancora gli piace una cifra, e sta cosa pure a me mi stimola, perché quel discorso che facciamo prima a telecamere spente, che poi esce quella roba che un po' ti fa disamorare, che non c'entra un cazzo con quello che facevamo noi, che ci piace, a me ogni tanto me la fa più male. Poi vedo loro che ancora comunque hanno sta passione, sta tigna. Beh sì, ecco, sì. Io lo dicevo l'altra sera, dico, a me, guarda, io pure il rap, no? Per me è stata una presenza proprio, e io penso che anche per loro sia così, e per te, a me nel bene e nel male c'è sempre stato, capito? Un fedele compagno, cioè, un amico che ti ha mancannato nel bene e nel male, cioè nei momenti più belli, più brutti della vita mia, comunque c'è stava il rap con me, capito? Che sì, era una colonna sonora, io dentro stessa una cella, cosa, con me stessa dopo cosa. Un funerale, dopo la nascita di mio figlio, quindi cose belle, cose brutte, e il rap era l'unica cosa che c'era fissa sempre a seguire. Quindi io penso che continuerò fino a quando sarò ridicolo proprio, che diciamo visto vecchio. Sai che mi hai fatto pensare a sta roba qua. Poi tempo fa è uscito il documentario su David Primo, no? E praticamente c'è Rest in Peace. C'è un passaggio di repertorio dove lui praticamente fa sto ragionamento qua. Dice, a me sta roba qua, cioè, non so come dirti, fa parte della mia vita. Poi sembrano sti discorsi sull'hip hop, però è verissimo. A prescindere dalla circostanza di farla, sì, di fare live, sì, cioè, guarda, è una cosa che sì, mi connette, bravo, talmente tanto con quello che io ho vissuto all'interno della mia vita, che lui a un certo punto dice che mi fa quasi venire da piagne da quanto. Ma mo te faccio un esempio, io voglio bene, te faccio un esempio, è bellissimo, no? Cioè, sono d'accordo. Allora, io gli anni di cui si parlava con lui, gli anni dell'hangout, no? Io poi ho avuto anni di vuoto proprio dove la rap l'ho lasciato perdere, perché comunque purtroppo nella vita mi sono dedicato a fare altre cose. Però il rap era sempre con me, che te posso dire, io quando stavo in piazza a fare quello a 20, cioè, che te voglio, io in testa mia mi facevo ancora, quando andavamo a ballare all'house con tutti i coatti da borghi, io in testa mia ancora mi facevi freestyle, io sì, ancora, perché è comunque il sottofondo che c'hai. A me il rap non mi ha mai accannato, mai, tu mai. Devi sapere, pure quando avevo smesso pure rap e comunque non scrivevo, perché comunque, ma certo, guardate, attenzione, non ho fatto la 50 Cent che ho scritto testi sopra i muri della cella, ma che cazzo me ne fregavo, ero depresso come la merda. Stavo là, eppure quando mettevo la cuffia non è che mi sentivo Laura Pausini, cioè avevo quei tre dischi rap che ho consumato, anzi, a parte che Logocrazia, ma lo so consumato durante la detenzione, consumato proprio, perché c'avevo quello, c'avevo Fino una lupa e c'avevo e mi hanno fatto entrare Best Out 2 ed Estraforo. A parte che nasciamo tutti cultori appassionati, a prescindere prima del rap americano, da quando siamo normale, ragazzini. Normale, secondo, tu dovevi vedere, praticamente io e lui aprile scorso, siamo stati a New York insieme. Una roba nata tipo super, un po' viaggio, no, della vita, no. No, 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 io ho dato, non ho smesso nel 2016, no? Quindi siamo stati a New York insieme e diciamo che è stata una roba nata molto al volo, cioè io ho trovato sto biglietto, dico, ma che volevo fare, partiamo insieme, tu immaginate, io e lui, io a New York c'ero stato da ragazzino, lui c'era già stato, però immagina di trovarci noi io due in giro per New York con casa Bed-Stuy a, a due isolati, ah, di questo come dire, mi dispiace, io me lo sposavo a Stai, sono andato quello della questura, mi ha detto, che vuoi dire? Il passaporto. Questo mi spiace.
Però insomma, casa a due isolati da casa di BG. Sì, siamo stati proprio un po' alla Mecca. Diciamo. Abbiamo fatto il giro. No, ma abbiamo fatto 8 giorni. L'americano fa il giro per Roma, invece. Sì, esatto. Sì, tipo, Pantheon, tipo nerd. 8 giorni solo, come dire, luoghi storici. Certo, quello è Palazzo dei Nastri. Quella... Tutto. I blocchi del nastro. Sì, no, perché il barbiere non si tagliava i capelli di Mob Deep. Tutto. A parte abbiamo tu parentesi, Bridge, giocava a Roma due volte. Vabbè, siamo stati anche all'AS Roma Club New York a vedere la Roma, quello vabbè. Salutiamo, che poi sono diventati amici. Però per, insomma, per farti capire, una certa, un giorno l'abbiamo proprio dedicato, era proprio nello schedule, era Biggie Tour, ok? Quindi siamo usciti di casa. Tanta roba. No, un'emozione, ma se io ti devo dire quanto ci siamo emozionati, ci veniva da piangere, ci sono delle foto e dei video che proprio tu vedi, proprio due bambini, io sembravo un coglione, no, certo, sembravamo due coglioni. Se facciamo i ragazzi, selfie davanti a chi ragazzino che è appassionato di calcio e conosceva Bonanione Maradona, che ha detto, voglio dire, andava a vedere dove è cresciuto Maradona. Esatto. Poi, Matti, siamo pure capitati bene perché l'anno scorso, cioè, cadeva comunque con i 50 anni dell'hip hop. Perfetto. Facevamo un botto di roba, se siamo sparati pure il live del Big Daddy Kane, cioè, Roy Ayers, 83 anni. Capito. 50 anni, e noi possiamo dire, io ricordo sempre che noi in Italia abbiamo qualcuno che sui 50 anni di hip hop sono buoni 40, che ci sta in mezzo, buona Ice One pure 40. Sì. Ah, grande Sebbi, salutiamo. Sì, poi lui ci ha avuto pure il riconoscimento. Io dico, ricordiamolo, io lo ricordo ogni puntata, non ce lo scordiamo mai. Ci ha avuto il riconoscimento lì. In Italia manco se pensava alle rap, c'era già chi ci combatteva. Riconoscimento in America è una roba, certo, comunque, certo. No, infatti mega rispetto per sta roba, ma è quindi stato... Quindi questo le fa capire quante generazioni già prima di noi ci hanno... Cioè comunque io vedo in Sebba, capito? Sebba va per i 60 anni, fate, c'ha una passione, una fotta... Quando sta in console, che i Pischelli, che poi che io ho conosciuto dei 20 anni, questo secondo te è ancora di più al discorso che ti ho fatto prima, quando vedi quelli più grossi che ancora, certo, che ancora certo gli danno... Sì, poi loro sta cosa l'hanno veramente messa in piedi in un momento in cui, voglio dire, cioè noi stessi siamo comunque figli di una generazione che è, certo, in qualche modo contemporanea o post Eminem, 50, quella roba lì, ma credo fare quella roba negli anni 80. Cioè, no, era, la gente le guardava come l'alieno. Cioè stiamo parlando veramente di... un alieno davvero. Se no, ma poi la legacy... Noi negli 90. La legacy è questa, no? Nel senso, ognuno porta avanti il suo periodo fino ad arrivare alle robe più nuove che poi raccolgono un po'... Cose fighe, cose fighe. Sì, comunque sì, l'Italia sì, negli anni, diciamo che si è ritagliata la sua fetta, dai, nel rap. Sì. Eravamo partiti bene, poi per un periodo eravamo un po' persi. Quando io ho iniziato all'estero ti pigliavano proprio per culo se gli dicevi che eri un rapper italiano, dice. Sì. Italian rapper? Vabbè. Adesso comunque, anche grazie alle nuove generazioni, ti dico la verità. Adesso abbiamo guadagnato un po' più di credibilità, sì, grazie alle nuove generazioni. Gli americani noi volevamo solo fare i mafiosi, basta, eravamo buoni di fare solo quello. Grazie. Eravamo terribili solo quello. Sì, oppure, che ne so, il volo, Pavarotti, sì, cioè, certo, quel tipo, o cucina, no? Tre cose, la pizza che volevamo fare, cantare Pavarotti o... No, perché poi nella loro visione... Fai i vedi soprano, ecco, vabbè. Ultimamente vedo... Però pure è vero che tocca conquistare la credibilità pure all'estero, no? Sì, è vero, frate, adesso esce un fit che è all'altezza, io mi ricordo, è uscito il fit di Frankie Energy con Nas, a me mi sono scese le palle sotto le caviglie, cioè si parlava dei due livelli proprio, e porca puttana troia, cioè, tutto rispetto a Frankie. Un saluto a Frankie. Un cazzo. Caro saluto a Frankie. Tu salutalo, io non c'era... so. No, figurati. Quindi, no, però appunto. Capisci? Cioè Nas se sta. poco ha pensato, questo è il rap italiano, c'ha la madonna. Capito? Adesso invece ascoltano, stanno Pischelli validi in più campi, ma forti. Sì. Aspetta, cioè, perché potrebbe arrivare a tromba il famoso aneddoto, no, della c'era... cena al giapponese col tipo... Cioè, no, la devo dire, scusa. Ci ritroviamo praticamente a cena in un posto incredibile, una sorta di sotterraneo... Consigliati da Marciano, tra l'altro. Una sorta di sotterraneo dove praticamente Chinatown si mangiava giapponese e si beveva sake, è un posto allucinante, proprio la New York. Considera un posto dove tu entri e c'è la tipa asiatica che ti chiede e si tiene il passaporto, ma anche la tua carta di credito, te la ridà quando te ne vai. Poi ti fa passare dentro una cucina, come nei film proprio, sì, capito, quelli di più, e c'è sto posto tutto buio, pieno di tutte cose fighe che non c'entrano un cazzo una con l'altra. C'era una bandiera di Kenshiro, c'era... Così. Così, a cazzo. Ma arriviamo al punto. Arriviamo al punto. Ci troviamo praticamente al tavolo, tavolini molto piccoli, no? Al tavolo di fianco, praticamente, questo tizio di New York. Siamo salutiamo. Questa donna. Ciao, tizio. Donna asiatica. Donna asiatica. Se stai a registrare. Sto registrando.
strano. No, non interrompere, scusate, il flusso, non interrompere il donna, flusso. Donna asiatica, di tutto rispetto, insomma, loro al tavolo accanto a noi, insomma, nasce un po' di... No, stai lì, imbriaco, così parte la ghiaccia. In realtà nasce perché il tipo praticamente si rovescia si una bottiglia addosso mentre casca dalla sedia completamente ubriaco, spacca tutti i vetri della bottiglia e noi gli diciamo no, non ho problem, tranquillo. E gradualmente la sua... È una cosa che puoi raccontare. E da lì parte il dialogo, esce fuori che il tizio era fan. Allora, praticamente lui gli abbiamo detto, beh, insomma, New York, Notorious B.I.G. e cose... E praticamente non conosceva i rapper americani, però era fomentato sul fatto di essere italo-americano e ci ha citato Noyz e Fibra. Ma soprattutto era fan... pazzo dei Flaminio Mafia. Sì, no, ma perché tu dici, cioè, fammi capire. Mi rifaceva le strofe del G-Max, nonostante erano le uniche parole italiane che lui sapeva. Incredibile. E mi comincia a fare dei video su YouTube dei Flaminio Mafia, come se io non li conoscessi. No, che per carità è culto, nel senso, it's Narcos. Cos'è? Stava tutto casato, no? Però dici, cazzo, pensa te l'assurdità, no? Cioè, non conosceva i rapper americani, ma conosceva quelli italiani, perché c'è molto questa roba lì, è pieno di idoli americani, e c'è molto questo orgoglio legato all'Italia. Giusto che se una cosa poi la di fa, comincia a farla fatta bene, no? Cioè, se non te lo più fa prendere per culo, la comincia a farla fatta bene, certo. Anche perché in altri campi eravamo già molto rispettati, insomma, i ragazzi italiani erano molto rispettati, i breakers italiani erano super rispettati, quindi era pure ora che... Che pure adesso, anche insomma, altre ragazzi, sfere. No. Certo. Poi ci sono state anche comunque poi negli anni come ho detto una cazzata. DJ, ecco, i DJ breaker sono stati i primi a essere riconosciuti. Il limite è linguistico, no? Nel anche senso perché hai visto beatmaker, i produttori in generale, è più facile riconoscerlo pure, sei bravo pure che non fai parte del giro. Poi i rapper è sempre... Il problema nostro è la lingua, nel senso che ovviamente spagnolo, inglese e francese sono lingue straparlate in giro per il mondo. Certo. L'italiano lo parliamo in 60 milioni e quindi loro ti dicono... C'è anche una grammatica... Mi piace il flow, però non capire le parole nel rap, questo lo diciamo pure al pubblico italiano che ascolta i rapper americani senza capire quello che dicono. Non è obbligatorio, ci sta che ti piace il sound, però porca troia, forse se vai a vedere... Poi leggere la traduzione, io per dirti non sono uno che è madrelingua inglese, quindi non è che se sento una canzone in inglese capisco quello che... No, però magari capisci, cioè approfondì, aiuta, no? Poi vado e mi vado a leggere la traduzione del testo. Un sacco di volte è pure una bella poi cazzata. Così poi so che quando è, sta dicendo quello. Esatto. Io che sono ignorante, voi che siete più giovani, che avete studiato, rimorteacci, non stamparatevi l'inglese. Ti è capitato leggendo la traduzione di rimanerci male a mesi in sacco volte, come mi è capitato di trovarci le canzoni da amici miei traducendo le canzoni di altri, però vabbè, questo lasciamo. Sì, questo è frequente. Cazzo, questa pure l'avevo già sentita. Grande classico. Ascolta, ma... che ti volevo dire, voi avete mai visto qualche live di rapper americano all'estero? Sì, sì. E avete mai fatto il paragone con che significa vederlo in Italia all'estero? Quant'è la differenza? Ma certo, perché l'interazione del pubblico è diversa, anche se adesso ultimamente ti posso dire che cambia, perché la generazione adesso è molto più acculturata. Cioè, è vero, parliamo, è vero. Guarda che pure sul rap qua, per dire, se è partito, i Swan rappavano in inglese. No, in inglese molto maccheronico, ma in inglese. Sai anche una cosa? Poi c'è stato il periodo nostro buio degli anni 90, coatti, brutti, imbruttiti, zero scuola, io almeno parlo per me, zero inglese, ma i pischelli da adesso sono molto più internazionali, è vero. Anche perché col fatto che tanti sono di seconda generazione, quindi già partono e sono bilingue. Io ne faccio, cioè, proprio l'atmosfera, no? Nel senso che a volte, a parte che io mi ricordo ai tempi noi aprimmo Sean Price, no? Sì, io mi ricordo comunque che l'interazione di Sean Price col pubblico, no? E per carità, quello è un pubblico a cui noi dobbiamo dire solo grazie, bla 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 bla. Voglia, bla, bla. Però ma non si capiva. Ma io mi Cappadonna Latina, regà, Cappadonna Latina, che insultava i bianchi, a parte che fa ridere già Cappadonna Latina e la gente non capiva e continuava a festeggiare, quello insultava dicendo ma idioti, ma non mi capite che vi sto a dire, e la gente già quello, insomma. Guarda, tra i vari ricordo un live, cioè io ho aperto più di un gruppo americano, però questo caso con uno c'è anche rappato, con uno c'è anche io, con i Das FX gli ho doppiato, cioè ho fatto una strofa con loro sul palco, merito de crime, stavo totalmente embriaco, stavamo a Bari, culto sta cosa comunque, acqua viva delle Suarez fuori. Comunque mi sono rivenduto quel video, l'ho pubblicato ovunque, ce l'ho, te credo, ma sono soddisfazione. Poi noi col concerto con Negro, perché non ci stanno video, però quando il Truce Clan fece il concerto con Negro al Villaggio, però, Villaggio Globale ci stavo. No, ecco, io ricordo... La cosa che si intanto... ricorda la gente è detta di quella che si è tirata del cinema. Certo, fu un momento ricordo sto storico. Live, non proprio del Wu-Tang, c'erano Cappadonna, così mi è venuto in mente, c'era Cappadonna e Spectatec all'Arfeus,
E mi ricordo che gli hanno fregato tutto e loro hanno continuato a suonare. Ragazzi, esatto, posso rivelare. Allora, io a quella serata, io a quella serata andai da solo. Tirate fuori, ragazzi, due milioni. E a noi quella sera penso, non sono riuscito a entrare perché stavo un amico mio napoletano che si attaccò con i buttafuori e quindi abbiamo fatto a botte di buttafuori e siamo entrati. Lo vogliamo dire a distanza di anni? Allora, io a quella serata sono andato da solo e ho beccato Tommasino di Trastevere, grande Tommy, tra l'altro BCFM member, quindi... E ci beccammo là, si fece tutta la serata insieme e ragazzi io sono stato presente nel momento esatto in cui Tommaso è partito e quindi la persona che ha strappato la capezza di Cappadonna all'Alfeo. No, quella... sì, è vero, la Spectadec è Tommasino, sì. Lo possiamo dire. Tommaso, possiamo dire anche che era falsa la capezza? Era anche falsa, era pezzotta. E credo pure che è volato qualche cappellino, qualcosa. Cappellino e capezza, sì. È stato preso. Io invece... Poi non si suona, ti ricordi tu Pip, non si suona finché non esce fuori. Sì, sì. Tanto che mi ricordo finì tutto tardissimo, io mi ricordo a quella serata beccai... Te credo, solo per partire, quelli era il momento che salivano sul palco. Beccai... Bella accoglienza Roma, eh? A parte delle scene c'era il Vaghezza, il Vaghezza, l'amico mio in prima fila che asciugava il sudore dei Spectatec mentre suonava, lui lo faceva asciugare, capito? Le cose senza ma l'immagine di Tommaso che parte, sai quando parti a centrofolla proprio bam, bam, così in un secondo, bellissimo. C'ho pure qualche foto, la Speranza che era de platino invece. Certo, beccai... questo sborto invece. A una certa mi piace ovviamente è donna così, però no, quello che te fanno credere, no? Chissà se è vero, se io, a una certa stavo col Carter e col Gel che stavano alla serata, mi ricordo, quella sera. Io penso che quella sera c'era tutta Roma. C'erano tutti. Quelle tre volte che sono venuti a Roma, insomma. C'erano tutti. E vabbè, che... Sai una cosa sulla generazione che dicevamo che adesso stanno... Cioè, è più facile che capiscono i testi. C'è anche questo, che quando eravamo piccoli noi non c'era. Noi se vedevamo il film tradotto in italiano, doppiato... Adesso anche solo con le serie TV, i sottotitoli, comunque l'inglese lo impari anche molto più facilmente. No, ma vedo sì, i ragazzi fortuna. Che sono più interessati a vedesse in lingua madre una roba. Vabbè, noi eravamo abituati con Ferruccio Amendola, sì. I doppiatori, comunque, anzi, che se te cambiava pure il doppiatore in italiano... Voi su sta cosa, però perché l'Italia... secondo me il doppiaggio è un'arte alta. Noi siamo cintura nera. L'Italia... I film, vedete, non li posso vedere in lingua originale, io vedete De Niro. È brutto da dire, ma non, lo preferisco con la voce italiana, certo. Perché non è perché parla italiano, perché lo associo meglio al personaggio, ci sta proprio meglio la voce di Ferruccio Amendola della sua. Diciamo anche questo, noi siamo stati fortunati perché l'Italia è tipo paese numero uno sui doppiaggi, sì, io vi invito a vedere un film doppiato tipo in spagnolo, no, cioè, no, ma infatti lì un sacco di lingua originale pure. Se te vedi Scarface in spagnolo sembra che stai a vedere Manuela, Topazio, e delle novella con le Rete 4, capito? C'hanno tutti, a parte un lavoro di mixaggio proprio terribile, che sembra tutto più alto. La cosa più strana che mi è capitata in Olanda al cinema, film in lingua originale con sottotitoli in olandese, quindi in inglese, sottotitoli in olandese, io non capivo né il né i sottotitoli, io ho fatto disastro. Sì, dopodiché una cosa che mi fa un po' intoppare è che alle volte noi memorizziamo i testi del film magari con la battuta che invece è un adattamento basato, no? Perché chi fa, non so se conosce qualcuno, io conosco un ragazzo che fa le traduzioni dei doppiaggi. Alle volte sono più fighe le battute in italiano. Però su queste cose sono enciclopedia io, eh. Ad esempio su Ritorno al Futuro lo chiama Levi Strauss, lei, perché in Italia Calvin Klein... mi pare era invece nell'originale, non era famoso quando Calcola, se parte con queste cose devo fare un'altra puntata, quindi occhio. Quindi il trick del film è che lui torna nel passato e lei pensa che sulle mutande c'ha scritto il suo nome e cognome, che era Calvin Klein, però col fatto che in Italia per fare la battuta gli dice Levi Strauss, lo chiama Levi Strauss per tutto il film. Poi questa è minima, ma ci sono delle cose invece sono, te lo dico, delle cose sono di una gravità allucinante, per via di paura, censura. Tu pensi al telefilm, la data? Tu devi pensare che l'America... Che bomba! Noi non andiamo di pari passo all'America, vogliamo far finta di pari passo. Su tante cose facciamo finta di andare di pari passo, su tante cose... 15 anni di ritardo. Oggi è cambiato, oggi è cambiato perché gli autori originali di serie, di cartoni animati, di qualsiasi cosa, se fanno rode il culo e sul contratto gli mettono non potete cambiare i nomi dei personaggi o la storia. Tu dici la data che bomba, Francesca Cacace non era una ciociara in America, era un'ebrea in America
E quella che era la zia in realtà era la madre. Ah, quindi non era italiana? No, non era assolutamente italiana. Attenzione. Hanno cambiato tutto. Stiamo andando su temi su cui è facilissimo. Hanno cambiato tutta la storia della serie per non... Cioè, il mio orgoglio ciociaro ma ha levato così. Cioè, mi stai dicendo che non è una parola strana. Guarda, questa comunque è una rivelazione anche per il pubblico. Se lo guardi l'originale... Che... Può dire, boicottate la data. Boicottate la data doppiato in italiano, ragazzi. Che poi vale per altre mille serie, Pappa e Ciccia. Eppure quelli tu pensa calma, no, calma tutti. No, no, però non erano napoletani. Ci bannano, okay, okay, no, okay. In Italia avevano fatto tu, vabbè, metti il beep, tua parola. Ormai. Matti, Willy il principe di Bel-Air spesso si girava verso la telecamera e salutava Berlusconi nel doppiaggio italiano. Ma tu pensi che quella no, è una traduzione no, no, fedele? No, cioè, vabbè, capito? Dai, no, perché vabbè, questo vabbè, comunque, no, capito. Siamo io vorrei mandare un messaggio, non lo so, alle grandi produzioni audiovisive e televisive italiane per dire che se volete aprire un format dove Suarez vergogna Mediaset distrugge sogni e come dire, potevi pure non dimmela. È stata quasi brutta. Male quanto hanno scoperto che quello di Robinson era un porco maniaco schifoso. Porca puttana, non sono più riuscito a vedere Robinson. Che tra l'altro, i Robinson, titolo italiano, non esistono i Robinson. Si chiama The Cosby Show. Oh, la fai finita. Ah, no, che c'è da dirmi su Arnold? Io pure là non ho saputo che si sprasciava, che era drogato. Non riesco più a guardare, non riesco più a vedere. Vabbè, se pensi che ci sono quasi interi... No, è morto l'attore. Però c'aveva anche... comunque lui c'aveva veramente un problema... Cioè, il fatto sì, che no, lui sì, era rimasto sì, piccoletto. Sì. Però il fatto di poi rivederlo drogato ubriacone, che c'era nelle foto che lui girava ubriaca, mignotta, capito? Mi faceva un po' impressione. Bambino innocente, giustamente. Poi il pensiero vola subito a Macaulay Culkin in un attimo, capito? Quando si parla di attori. Lì è stato disgrazia. Proprio un attimo. Ma si è ripreso comunque. Sì, pure il vecchio Jim Carrey, che è il mio attore preferito. Parla del disco di Rack invece eccoci qua, ho rovinato The Nanny. La data Francesca non era la data. Vada. Francesca, cioè oggi voglio mettere sì, vabbè ragazzi quanto siamo? 43 minuti a posto. Dei allora, 30 diciamo, decine, ma... qualsiasi curiosità, domanda. Allora, per tirare le somme, abbiamo detto: tu adesso c'hai questo disco che ovviamente comincerai a suonare pure dal vivo. Sì, abbiamo prime due date: 30 marzo al Monk di Roma. Lo aspettiamo a tutti. E poi sto il 6 aprile, il sabato dopo, a Bologna al Freak Out in apertura a Crime Apple. Di Griselda, e dopodiché partiamo con queste due date qua, è cambiato tutto, quindi stiamo capendo un attimo come portare in giro il disco, ma sicuramente gireremo abbastanza. Perché... Tu vai con lui o fai per cazzi tuoi? 30 marzo possiamo annunciare che sarai dei nostri. Allora, questa è la prima, perché ancora non è stato annunciato, 30 marzo sono con lui, okay. E poi ci sarò anche più in là. Okay. Famo il panico il 30 marzo, stiamo organizzando una cosa abbastanza... Il Monk dov'è? Abbastanza particolare, a Portonaccio, sarebbe vicino a Strike, a Portonaccio, sì. E quindi vi aspettiamo a tutti perché insomma c'è spazio per tutti. Brumotti, biglietti su Dice, andate su Dice, comprate la prevendita, dai. Vabbè, li trovano pure alla porta, no? Sì, pure alla porta, tranquillamente, certo. Dillo che è importante. Sì. Vabbè ragazzi, che dirvi, io mi sto a fare la terza canna dell'intervista. Poi te stiamo a fare tutti i personali perché qua... No, io non ti preoccupare. Ma devi... Non t'offendi. Non ce l'ho. Pure te non fumi, Mattia, devi... Tre non fumatori. Devi eliminare il più velocemente possibile questa roba sulla data, secondo me, che comunque... No, a me sta cosa mi ha scioccato, con te ci parlerò mai più, voglio più sapere in cazzo. Esatto, ma certo. Se parlavamo dei cartoni animati, no, poi... No, tu mi spogli i sogni, oh. No, lasciamo perdere, ci manca solo che venga a sapere, no, che poi adesso mi esce conferma. Mi esce qualche spondone, capito, che mi dici Soprani, che Tony Soprano era... No. Io devo dire che quando è arrivata la parola ebrea la all'interno mia serie del podcast, come dire, ho tremato perché... Sì, per un attimo, che ci sia qualche spondone, invece siamo stati bravi. Esatto. Ma sì, di Soprano sto a fare tipo il sesto rewatch della mia vita. Mo su che sta? Su Sky sempre. Mo sta su Sky, beh, a me c'ho tipo, beh, io sui Soprano sono malato, c'ho il cofanetto proprio. Io pure tutti i fan. Mo sono dovuto pure ricomprare il cofanetto, ho consumato i DVD. Io penso di Soprano, me la so vista la prima volta tutta la serie, in carcere.
Quindi pensa quanto se la guardavamo. Doppiato in italiano, visto con l'entusiasmo giusto. Sul cielo. Sul cielo facevano, sì. Pensa quanti... Pensa con quanto bomba. Interesse se lo siamo guardati. Eppure il film dei B.I.G., me lo so visto con Dreblin. Che ne pensi? Quando è uscito il film dei B.I.G., quando stava al cinema, noi se lo siamo visto in cella pirata. Sì! Sul computer del fotografo. Con David. Io, David del fotografo, in cella col computer aperto, è stata la cosa più G che si poteva fare. Ecco. Senti, ma... Che poi il poco Gandolfini ha stecato a Roma. Sì. Power l'hai vista, no? Tutte le varie ristorante. Si è strozzato mentre mangiava, dice che mangiava, Franco. Le serie dei 50 te le sei viste, Power, no, tutto quel filo là. No, no. A me a proposito mi manca l'ultima di Fox. È incredibile. Io me la volevo vedere. È incredibile. Considera... È bellissimo. Sono tipo mille stagioni, spin-off. È una mina incredibile, Power. Quelli sono partiti... cioè il primo budget che ci ha avuto lui mi pare beccato il set, nel suo libro che era di $17,000, non vorrei dire una cazzata, cioè veramente niente, ok, per tipo la puntata pilota, ora non mi ricordo qual era il tema, e te lo dico, hanno creato una roba piena di spin-off, diciamo la serie principale Power sono 6 stagioni, è una bomba, te la mangi proprio. Su allora, Starz? Credo Prime, ormai Prime, Prime. Su Prime. Sì, sì, perché Starz praticamente vabbè, c'è stato tutto un casino con Starz, adesso sono state inglobate stasera la gradisco dentro Prime, è clamorosa. Le sono ributtato sui cartoni animali, 4 stronzate le abbiamo dette come sempre, abbiamo detto una cosa utile invece per chi vuole seguire i ragazzi. Ascoltatevi Payback, compratevi Payback e venite il 30 al Monk, compatevi Suarez, supportate sta roba. E mandateci qualche migliaio di euro per noi, si bavassa. Anzi, visto che dobbiamo mettere il coso del disco, comprate pure che Fide una lupa. Ah, comprate Fide una lupa, c'è la ristampa infatti. Comprate Payback, mettiamo tutti i link. Tutti i link, tutti i giorni. Va bene, grazie, regà. Ciao, regà, alla prossima. Bella, regà.